Lega e Movimento 5 Stelle stanno impedendo al Parlamento, dopo oltre 70 giorni, di cominciare a lavorare. Cioè stanno tenendo 1000 parlamentari, devo dire tutti ben pagati e stipendiati con i loro staff e i loro supporti, li stanno impedendo di lavorare, a fronte di esigenze del Paese molto chiare. È stata ricordata la questione del DEF, lo vogliamo ricordare a tutti. Ci sono da disinnescare le clausole di salvaguardia sull'IVA. Noi nell'ultima legge di bilancio le abbiamo sventate per 15 e rotti miliardi. Oggi il percorso è un pochino più facile, però sono lì, 12 miliardi e mezzo vanno trovati. Loro si assumono la responsabilità politica di far aumentare l'IVA nel nostro paese, di penalizzare i consumi, di penalizzare le fasce deboli, perché non ce lo dimentichiamo, quando l'IVA aumenta, aumenta per tutti e quelli che sono penalizzati di più sono le fasce deboli, semplicemente perché non stanno affrontando i temi degli italiani. E in più c'è il meccanismo così degli annunci, dove troverete i soldi? Togliamo tutti gli incentivi. Si parla di togliere tutti gli incentivi, per esempio alle ristrutturazioni delle case, anche sull'antisismica, anche sulla messa in sicurezza, sul risparmio energetico. Questo dà incertezza ai cittadini, dà incertezza alle imprese, dà incertezza al lavoro. Io credo che oggettivamente questo quadro parlamentare non sia più accettabile. Noi al Senato, come il Presidente Del Rio ha già fatto alla Camera, proporremo con forza alla prima riunione dei Capigruppo di costituire le commissioni permanenti, di eleggere gli uffici di presidenza e di cominciare a lavorare. Se chi ha la responsabilità di fare il governo se la assume non arrivando a una proposta seria al Presidente della Repubblica, semplicemente perché si litigano sulle poltrone o perché non sanno come fare a rinunciare alle bugie che hanno raccontato agli italiani, noi non ci stiamo. Noi vogliamo cominciare a lavorare in Parlamento, lo vogliamo fare con gli strumenti che ci sono dati, come gruppo ovviamente di minoranza, perché i numeri sono quelli, ma vogliamo cominciare a lavorare nell'interesse degli italiani. Il tempo gioca contro l'interesse della nostra comunità nazionale. È l'ora di dire basta, è l'ora che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Noi con le nostre proposte, anche a supporto dell'economia, anche a supporto dell'occupazione, le conoscete, le stiamo portando avanti, abbiamo presentato oltre 80 proposte di legge in queste prime settimane, ma tutto è bloccato grazie alla loro incapacità di rispondere adeguatamente alle esigenze di un paese che oggi ha bisogno di un governo, che oggi ha bisogno di risposte. E questa sarà l'impostazione che vogliamo continuare a dare con sempre maggior spinta all'interno del Parlamento. Vogliamo finalmente cominciare a lavorare nell'interesse del Paese. È per questo che siamo stati votati noi tutti.